Aprire non conviene. Partono da questo presupposto le proteste di commercianti e imprenditori che hanno scandito la partenza della fase 2 a Napoli. Per chi è sceso in piazza questa mattina, la fase 2 infatti comincerà ufficialmente tra 2 settimane, ma gli aiuti di Stato e i criteri imposti per la riapertura rendono non conveniente la riapertura dal punto di vista economico. Il 18 maggio dunque non apriranno i commercianti del quartiere Chiaia, che hanno manifestato davanti la sede della Regione Campania. Il nostro motto è reale, è concreto e noi saremmo pronti a aprire ieri con le dovute accortezze. Non vedo per quale motivo può aprire un supermercato col giusto distanziamento, con le giuste precauzioni, e non possiamo riaprire noi. Per noi è assurdo oggi riaprire il 18 insieme ad altre regioni o con altre regioni uniformemente. No, oggi bisogna aprire in maniera graduale, oggi bisogna capire il tessuto socio-economico realmente, qual è la crisi che andrà ad affrontare e andrà a subire. In piazza a manifestare anche i commercianti del mercatino rionale di Mercatali del Borgo Antignano al Vomero, la cui riapertura è slittata nonostante il parere favorevole del comune, i quali minacciano di recarsi a Roma davanti la sede del governo per chiedere un reddito di sopravvivenza. Noi chiediamo in questo momento, in attesa di aspettare le proposte di apertura e i protocolli di sicurezza quali saranno, noi chiediamo un sussidio, un reddito di sopravvivenza, non di emergenza o di un bonus. Noi chiediamo un reddito di sopravvivenza in questo momento. Bisogna andare a Roma tutti, ma tutti proprio, non è che poi ci facciamo l'orticello, apriamo e quei 4 diciamo pidocchi che poi le dovremo conservare per le tasse, perché nessuno potrà spendere nulla, perché tutto quello che si farà sarà per pagare fitti che oggi non sono più ragionevoli. In pratica siamo l'unica categoria per la quale non ci sono certezze, perché non dipendiamo dal DPCM di Conte, ma dipendiamo dalla sola volontà del governatore De Luca, da più parti politiche, ma non ci interessa nemmeno, insomma, la questione politica. È stata fatta presente la questione anche perché in tutta Italia lo stesso settore, i mercati alimentari, specifichiamo alimentari, sono aperti.